Mostardino.it, rubrica sportiva, continuiamo la scoperta del Carpi 2012-2013, oggi ci troviamo col terzino Gaetano Letizzi, uno dei prospetti più interessanti non solo del Carpi ma anche di tutto il campionato. Ciao Gaetano, gran partita anche domenica. Se vogliamo trovare un difetto di questa stagione, manca solo il gol, ci hai già provato tante volte. Sì, sì, salve, buonasera, sì, ci ho provato tante volte ma niente, spero di farlo domenica. Ecco, domenica affrontiamo forse la sfida più interessante di tutta la penultima giornata di campionato contro il Lecce, andremo però ad affrontare una squadra affamatissima perché il campionato è ancora per loro aperto, il primo posto. Sì, sì, proprio come hai detto tu, domenica è una partita molto dura, loro devono vincere il campionato, noi siamo in corsa per i playoff, e noi penso che sarà una partita a viso aperto. Faccio una domanda, tu hai ottime qualità di corsa, anche ottimo piede, hai fatto anche l'assist domenica, tu giochi, puoi giocare su tutta la linea difensiva perché abbiamo visto hai giocato anche centrale, ma non ti vedi un po' più avanti, magari alla metà campo, magari con più possibilità di arrivare sul fondo a crossare o anche a tirare? Prima ci pensavo, ma adesso non più, io penso il mio ruolo è dove mi trovo adesso, perché a me piace partire da dietro, che vedo tutto il campo, e quando parto da centrocampo vado in difficoltà. Ecco Gaetano, in gennaio ci sono state anche delle sirene importantissime per te, tu però hai deciso di rimanere a Carpi, hai un contratto con la squadra biancorossa, ti sei dato un obiettivo inizio stagione, lo stai rispettando? Sì, 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 io le parole che hanno detto a gennaio, squadre di qua, squadre di là, io onestamente penso solo al Carpi, di fare bene a Carpi, e l'obiettivo mio è di andare in B con il Carpi. Ecco, parole importantissime di Gaetano Letizia, c'è un giocatore soprattutto nel tuo reparto importante che ti dà una mano, al quale da quando sei a Carpi puoi dire mi ha dato una mano ad ambientarmi o comunque a giocare? Sì, io mi sono molto trovato bene con Fabio Concas, che gli faccio i complimenti, che domenica ha fatto 2 gol. Sono stato bene con lui un periodo che ha giocato davanti a me e mi ha dato una grossa mano. Beh, tu dici grazie a Concas, lui dice grazie a te perché gli hai fatto un gran assist domenica. Vabbè, io ho crossato e lui per fortuna ha trovato l'angolino di fare il pareggio, che poi dopo ha trovato un altro angolino sul 2-1 e abbiamo vinto la partita. Era una partita importante soprattutto perché si veniva da una sconfitta inaspettata contro il Cuneo, domenica ci giochiamo una partita affascinante contro il Lecce, a noi basta un punto per arrivare ai playoff. Io ti faccio subito una domanda scabrosa, qual è la squadra che preferesti trovare e qual è la squadra che preferesti evitare in questi playoff? La squadra che preferirei evitare è il Trapani, tutti noi vogliamo giocarci i playoff con il Lecce. Penso che ci sono più stimoli di giocare con il Lecce e domenica iniziamo a vedere il Lecce cosa sa fare, come ha sempre fatto. Ecco, Gaetano diceva Lecce, la settimana scorsa Toto Di Gaudio ci diceva Trapani, dunque le opinioni sono divergenti. Gaetano, ti faccio un'ultima domanda, l'obiettivo per andare verso questo finale di stagione magari è trovare un gol, visto che ci hai provato tante volte e per pochi centimetri o bravura del portiere non è arrivato. Vabbè, se qualche volta ci è mancato il gol è stato bravura del portiere. Domenica, ti ripeto, se dovessi giocare ci riprovo ancora. Gaetano Letizia col mostardino.it, ci vediamo la settimana prossima per un altro protagonista della cavalcata. Grazie Gaetano della disponibilità e della simpatia. Grazie anche a te.